lato abbiamo mantenuto l'impegno che ci eravamo assunti di chiudere la giunta entro Pasqua e comunque entro questa settimana. Dall'altro sono molto orgoglioso di presentarvi una giunta che è composta da persone che apprezzo, che sicuramente rappresentano quelli che erano i miei impegni che ho sempre declinato, e cioè persone esperte, capaci, con grandi proprie capacità, ma soprattutto tutte con un'esperienza amministrativa molto accentuata. Noi abbiamo due ex presidenti di provincia, abbiamo un attuale vicepresidente di provincia, abbiamo sindaci, abbiamo amministratori locali e anche un ex presidente della bicamerale sulle questioni regionali. Quindi tutte persone di grande esperienza, di grande capacità, che hanno dimostrato nell'attività che hanno svolto fino ad oggi. Quindi sono veramente contento ed orgoglioso di passare a presentarvi. Allora, iniziamo. Il primo assessore e vicepresidente sarà, le deleghe che riceverà sono ricerca, innovazione, università, export ed internazionalizzazione, nonché, come ho detto, vicepresidente Fabrizio Sala. Poi delegato all'autonomia e alla cultura il professor Stefano Bruno Galli. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rossi. Ambiente e clima, Raffaele Cattaneo. Bilancio, finanza e semplificazione, Davide Caparini. Enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, che oggi non può essere presente perché è ancora impegnata al Parlamento. Istruzione, formazione e lavoro, Melania Rizzoli. Anche l'assessore Rizzoli oggi non ha potuto essere presente. Politiche per la famiglia e genitorialità e pari opportunità, Silvia Piani. Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini. Sicurezza, Riccardo Decorato. Sport e giovani, Martina Cambiaghi. Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli. Porco amore! Fai cadere la gente. Non c'entri niente, Ale, tranquillo. Territorio, protezione civile, Pietro Foroni. Turismo e marketing territoriale, Lara Magoni. Anche lei non presente perché è ancora impegnata. Welfare, Giulio Gallera. Poche donne, ma sono assenti la maggior parte, arriveranno, come sempre le donne sono un po' in ritardo. Sottosegretari, rigenerazione e sviluppo area Expo, Fabio Altitonante. Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba.
Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi. Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi. Ecco, io credo che sia una squadra, come dicevo, di cui sono particolarmente orgoglioso, tutta gente esperta, credo tutta gente che contribuirà in maniera sostanziale a rispettare quelli che sono stati gli impegni, i programmi che abbiamo presentato in campagna elettorale e che ribadiamo per portare avanti con la massima determinazione. Grazie.